E ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo di nuovo su Resident Evil 3 e riprendiamo dove ci siamo lasciati. Diciamo che con come armi siamo messi, non dico bene, ma discretamente. Possiamo cercare di arrangiarci in qualche modo e proseguiamo con il resto della storia. Benissimo. Porca merda. No raga, non si può. Dai. Muori male. Dai, carica veloce. Bravissima. Dai, minchia, non vogliono morire. L'ultimo. Ok, in teoria dovrebbero essere morti tutti e tre. Benissimo. Ce l'abbiamo fatta. Qua non c'è niente, possiamo proseguire, dai. Viaggiamo spediti, cerchiamo di... Dobbiamo cercare di evitare di spendere così tanti colpi inutilmente. Cos'è questo? Ok, la mappa. Perfetto, abbiamo... No, che sto facendo? Abbiamo una, due, tre, quattro, cinque zone lampeggianti e suppongo siano le nostre destinazioni. Quindi direi... Di qua abbiamo la zona chiusa, non accessibile, quindi... direi di andare direttamente al ristorante e proseguire così a gradi, dai. Andiamo, va. Dicevo... Cos'è? No, di nuovo. Cos'è sto coso? Via. Da. No, no, porca troia, lasciami. Lasciami, mollami. No. Assolutamente, non se ne parla. Muori? Muori male. Ma completamente, dobbiamo andare da questa parte, mi pare, sì. Sì. La musica continuava e sentiva anche dei suoni di sottofondo, quindi immagino che ci sia un altro mostro di quelli là. Allora, io direi... Siamo messi... No, non si può andare avanti così, però. Chi è quello? È morto? Ciao, amico bello. Mi dispiace per la tua brutta fine, però io qua ho visto delle piante. Ebbene, bene, benissimo, anzi... E a questo punto facciamo una cosa, le uniamo e ci curiamo perché non siamo messi abbastanza bene. Cioè siamo messi diciamo discretamente, però sai com'è. Cerchiamo di evitare eventuali problemi. Questo cos'è? Il futuro è nelle nostre mani. Vuoi prendere bussola bronzo? Sì. Hai preso bussola. Cos'è? Ok, quindi il futuro è nelle nostre mani e quindi? Ora c'è una cavità dove c'era la bussola. No, vabbè, l'acqua elettrica c'è. Vabbè, allora la dobbiamo riposare. Che cazzo. Dai. Posiamola e vediamo poi magari dall'altro lato c'è un'altra cavità. Riponi qui la tua saggezza. C'è una cavità dove inserire qualcosa. Ok, mi sembra... Va bene, dai, proseguiamo. Poi vediamo eventualmente cosa ci possiamo mettere. Non abbiamo trovato nessun oggetto particolare da inserire, se non erro. Quindi in teoria dovremmo trovarlo forse più avanti. Ok. Guida della città. Guida della città, le vie della nostra città. Cari cittadini, grazie ai gentili e generosi soci di Umbrella Inc., questa città è pacifica ed amichevole. Le ingenti donazioni di Umbrella sono state utilizzate per il bene dei cittadini, dotando la città di strutture pubbliche e migliorandone la sicurezza. Il 1992 fu l'anno del mio quinto mandato come sindaco di questa ridente città. Negli anni a seguire, grazie a generose donazioni e al duro lavoro, fummo in grado di ricostruire il municipio e creare un ospedale d'avanguardia. In onore di questi grandi risultati, fui premiato con una grande statua costruita lo stesso anno e collocata all'interno del municipio. Arrivai in questa città come ingegnere più di 35 anni fa, contribuì alla messa in opera dell'impianto elettrico e della funivia, impegnandomi nel piacevole comunità. Ok, con lo scopo di dedicare la mia vita alla sua prosperità. Il sindaco Michael Warren, perfetto. Allora, io direi di girarci un po' attorno. Infatti, però non so se possono esserci utili. Sì, però non c'è. Dobbiamo andare in teoria fuori. Che ho visto nella mappa ci dovrebbe essere il... Ecco, la stanza di salvataggio. In teoria dovrebbe esserci un baule. Spero.
Vediamo cos'altro c'è. Niente di interessante. Dunque. Cos'è sto suono? Un coperchio pesante. C'è un buco dove è possibile agganciare qualcosa. Ma noi non abbiamo niente. Il grimaldone non l'abbiamo, quindi non lo so. È chiusa da una semplice serratura. E allora dobbiamo andare a prendere per forza il grimaldello. Quindi mi sa che dobbiamo tornare là. Madonna mia. No, via, mollami. Allora, scusa. Tu capisco che potresti essere innamorato di me, io lo so. Però, se capisco di essere una bella donna attraente, poi vestita magari così, però sai com'è. Io ho impegni. Devo andare a trovare il grimaldello. Tu, amico bello. No, mollami. Senti, amico bello. È giusto. Vediamo se riusciamo a fare. Ecco così. No, questo per forza dobbiamo. Dai. Entriamo. Poi dobbiamo fare una cosa al volo. Tipo stealth, va. Ok, abbiamo delle munizioni qua. Lì c'è un. Ho visto qualcosa che luccica, non ho visto bene che cosa. Intanto direi di caricare. No, non abbiamo munizioni, però in compenso abbiamo trovato la polvere da sparo. Manovella arrugginita, sì. Sì, va bene. E boh, vediamo. Dunque, prendo questo. La manovella non mi serve, questo mi serve però. E non so, io direi di salvare la partita, eventualmente ci vediamo dopo. Ok, ragazzi. Ricominciamo il percorso, torniamo indietro di nuovo al ristorante e vediamo se riusciamo ad usufruire di questo. No, vabbè, aspetta, me l'ero dimenticato già manco il tempo di. No. Mollami. Senti. Vabbè, oh, e queste slinguazzate però. Muori, muori male. No, mi sa che siamo feriti. Eh sì, che palle. Non si può andare avanti così. Qua non c'è nessuno, io direi, non so. Carichiamo un attimo la pistola, vediamo, vabbè, dai. Cerchiamo di resistere il più possibile. Non possiamo fare sempre affidamento all'erba, anche se in teoria non potremmo andare avanti più di tanto. Vediamo questo coso se riusciamo ad aprirlo. Sì, infatti, perfetto. Cos'è? Un piede di porco. Un gancio più che altro. Va bene, prendiamolo. E a questo punto lì c'era una botola. Eh sì, direi di usarla. Cos'è? Chi è? Che cos'è? Si calmi signora, non sono uno zombie. Mi chiamo Carlos, caporalmaggio. Vabbè, ciao, forse di centro commissione. Che cazzo sto leggendo? Hai detto che appartiene all'esercito di Umbrella? Sì, siamo venuti fin qui per portare in salvo i cittadini. Ma la missione andò male da quando atterrammo. Eh beh. No! Cazzo! Ci fa scegliere, ok. Corri nel seminterrato, nasconditi nella cucina. Io direi di correre nel seminterrato e a volo pure. Sbrigati. Corri, corri a volo, corri, corri. Come se non ci fosse un domani, però. Dai, sbrigati. Niente, la lentezza. No. È un congelatore, quindi. Sembra abbastanza largo per una persona. Vuoi scappare attraverso il condotto? Sì. Spero di non ritrovarmelo fuori perché veramente non so come affrontarlo. Ok. Vabbè che. Aspetta, devo chiederti una cosa. Lo so, sei già pazza di me. Tutte le ragazze amano il mio accento. Le fa impazzire. Cosa? Continua a sognare? Ti ha frenzonato? Dimmi invece perché Umbrella vi ha spedito qua giù. Siamo qui per salvare i cittadini. Non mentirmi. Umbrella è responsabile per tutto questo disastro.
Ascolta, noi siamo solo mercenari assunti a pagamento. Pensi davvero che il padrone dica ai suoi cagni... Vabbè, devono riportare i bastoni... Oh, fammi leggere però. Se vuoi delle risposte devi chiedere a qualcun altro. Non ho nulla a che fare... Ciaone, dobbiamo finire questo discorso più tardi. Se ti fidi di me, allora dacci una mano. Riflettici e fammi sapere. Scusa, ma quindi cosa c'era nel seminterrato? Vabbè, io direi di scappare a sto punto. Non ci ha manco lasciato. Cioè, in pratica siamo andati lì per niente, non l'ho capito. Vabbè, scappiamo, eventualmente vediamo. Aspetta però, ce la dà. Non so se ci dà tipo perlustrata o meno. Verde scuro non lo so sinceramente. Non c'è una leggenda da qualche parte, no? Beh. Vabbè, andiamo avanti e eventualmente vediamo. Allora, dove ci troviamo? Non mi dire che ci sono altri cani, ti prego. No, fortunatamente no. Ok, noi di questa abbiamo una gemma, se non erro. Un orologio non funzionante. Mancano due gemme sulla lastra delle ore. Aspetta, dove vai? Ecco, mi ricordavo benissimo. Perfetto. Vediamo, controlliamo sempre da tutte le parti, perché non si possa mai sapere nella vita. Allora, qua una è chiusa e una aperta, quindi entriamo e vediamo cosa ci troviamo. Oh, allora, lì abbiamo uno spray medico. Qua che c'è? No, non mi serve, in questo momento non credo proprio. Allora, io non so se prendere lo spray. Potevo posare il grimaldello effettivamente, però vabbè. Sto coso me lo fa spostare. Suppongo lo dovrebbe avvicinare lì. Ah, c'è tutto chiuso. C'è un interruttore per l'imposta antincendio. Manca alimentazione. Non si muove. Boh. Vabbè, intanto prendiamo quella fotografia e vediamo se c'è. Se riusciamo a fare qualcosa. Magari la porta chiusa che c'era dall'altro lato me la faceva aprire col grimaldello. Non lo so. E chi è? Ecco. Per salire, ok. Ma perché scende? Ah, vabbè, manco c'era bisogno della scala, ok. Una foto ravvicinata di uno zombie. C'è scritto scoop sul retro. Ah, ok. Cioè, tu hai rischiato la tua vita solo per fare lo scoop, che poi magari sicuramente sei morto. Sei morto malissimo. Non arriva energia al centralino. Vuoi accenderlo? Sì, direi a sto punto. C'è un interruttore per l'imposta antincendio? Sì. Cazzo. E che è? Dobbiamo stare attenti o bruciamo? No, passa tranquillamente. Perfetto. Cazzo, sono saltato in aria. Vaffanculo. Ma che mica, e che è? Che ci vai a fare là dentro? Scusami, eh. Cioè, non avrebbe senso. Però vabbè, dettagli. Allora, vediamo cosa c'è. Questo è carino. Senti, ciccio. Possiamo andare. Oh, eccola qua la gemma. Sento già suoni di sottofondo. Minchia. No, vabbè, non ci posso andare addosso ogni volta che mi succede, però che palle. Muori, muori male. Come siamo? Attenzione, a sto punto ci prendiamo qua, carichiamo la pistola, a che ci siamo. Non possiamo continuare avanti così, assolutamente. Questi comandi a carro armato, cos'è questo? Appunti del giornalista, benissimo. Finalmente ho la prova che cercavo per dimostrare che la malattia cannibale ha invaso questa città. Un uomo ha appena mangiato il cadavere di un altro essere umano, lacerandone la carne come un animale selvaggio. È stato disgustoso. Ho sentito che molte altre persone soffrono di questo male al momento. Comunque, c'era il punto. Di questo male al momento. Comunque, le cause di questo mutamento non sono ancora conosciute. E questo è un altro sintomo del malessere quotidiano. Devo scoprirlo. Hanno posto racconsiti sotto legge marziale a causa degli atti di cannibalismo. Ma io, pur avendo perso i contatti con i media fuori della città,
Non mi arrenderò. Come giornalista non mi coprirò gli occhi fuggendo, un obbligo verso i cittadini e la mia professione. Non penso che il male sia già diffuso a livello nazionale, ma spero che la città possieda le chiavi della sua creazione e la sua cura. Anzi, ne sono sicuro. I militari hanno circondato la città con posti di blocco per evitare che le persone infette scappando diffondano il virus. Molti cittadini sono morti e sono stati colpiti dal male. So che mettere in quarantena la città è la soluzione migliore, ma io non posso fare a meno di commiserarmi. Non mi importa se sarò infettato o mangiato vivo, il mio destino è già stato scritto. Tutto ciò che mi resta è il giornalismo. Io non mi arrenderò fino a quando non avrò risolto il mistero di questa malattia mortale. Ho appena scoperto che il male non si diffonde via aerea, ma tramite altre modalità. Tramite morsi, suppongo, quindi più che scontata la cosa. C'è un'altra foto lì. Documenti bizzarri, avvenimenti sono sparsi ovunque. Sì, ma c'è una foto lì. L'ho capito, ma c'è una foto lì. Non me la fai prendere? Vabbè però. Ecco, foto C. La polizia è stata annientata. Benissimo. Non c'è più niente? Tutto qua, quello che dobbiamo trovare. Qua non c'è niente. Possiamo andare. A questo punto posso anche prendere lo spray medico che c'è giù. E aspetta, vediamo qua. Controlliamo meglio, non si sa mai. Possiamo andare. Sì, effettivamente non abbiamo più niente. Perfetto. E quindi abbiamo trovato l'altra gemma. Dobbiamo andare a recuperare l'altra nel baule. E possiamo anche tornare tranquillamente a casa. Cioè meglio, usare le gemme nell'orologio. Ah, lo spray medico, me lo stavo già scordando. Bene, bene, non benissimo. Vediamo se quella porta ce la fa aprire. È chiusa all'altro lato, vabbè, come immaginavo. Possiamo anche andare a sto punto. Però io non so, non vorrei perdermi qualcosa indietro. Che cazzo? Porca troia! Sono saltato in aria, vaffanculo pezzo di merda, non puoi. Mollami, devo andare a prendere subito il revolver. Porca troia, mi ha fatto spaventare sto... questo è il bello di sto gioco. Sto mostro non ti lascia in pace 2 secondi. Un infarto mi ha fatto venire, pezzo di merda. Allora, io direi di salvare un attimo la partita. Ci vediamo dopo il salvataggio, che è meglio. Ok ragazzi, abbiamo fatto il salvataggio. Io direi a questo punto ci siamo preparati tutto. Prendiamo... che cazzo. Non abbiamo... non lo so, io non so se affrontarlo così o meno. Però vabbè dai, penso che ce la possiamo. Eventualmente poi ritorniamo e posiamo di nuovo il revolver. Aspetta che ci armiamo di revolver. Sicuramente ce lo troviamo fuori, quindi mi raccomando. Come si dice? Jumpscare alert, una cosa del genere, vai. Porca vaffanculo, pezzo di... Mollami. No, dai. Sì. Senti, ciccio bello, io capisco che tu sei affezionato a me. Eh no. Dai. Molla, vaffanculo, sto morendo. Infatti, dai. Meno male che c'è... Soki, TT, oh, rimane lì. E vaffanculo però, eh. Soski. No, dai. No. Dai, no, ti prego, alzati. Alzati, ti prego. Ma che cazzo, ma sei scema? Io direi entriamo là dentro e porca puttana, vaffanculo, sicuramente muoio male. Mollami. Fammi entrare, grande, bravissima. Mamma mia che ansia. Allora, prendiamo subito lo spray, vediamo come siamo combinati. Cerchiamo di resistere il più possibile. Intanto questa la posiamo ora, direttamente, che è meglio. Non ci serve nient'altro, no? No, in teoria no. Siamo armati di
fucile a pompa, andiamo e affrontiamo di nuovo il mostro, sperando che stavolta muore e non ritorna di nuovo, diciamo, come si dice, tipo si ricarica la vita. Vabbè, però, mi chiama, sono cretino, però, eh. Dai, alzati, ti prego. Non ti farò uccidere. No, mollami, 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 mollami. No, vaffanculo. Questo è il bello di questo gioco. Morire male. Dunque. No, vabbè. Allora, per evitare di fare avanti e indietro, facciamo una cosa. Lasciamo un attimo qui la gemma. Eventualmente poi la veniamo torniamo a prenderla. Ci armiamo di... stavolta cerchiamo di evitare meno cazzate possibili. E andiamo. Sicuramente me lo ritrovo dietro. Verso la destra. Fottiti, fottiti, fottiti. Mollami, mollami. Bastardo. Che sei brutto. Muori. Muori. No, ma porca puttana. Dai. Alzati. Come siamo messi? Dai. No. Vaffanculo però, dai. Allora, io non so, sono indeciso se prenderlo adesso oppure no. Direi di sì, perché comunque siamo arancioni, non siamo messi bene. Senti, ciccio bello, o te ne vai. Allora, aspetta che... stavolta non mi trovi impreparato. Muori, muori! No, no, dai, mollami. Che cazzo. Alzati in fretta, Jill, ti prego. Alzati, brava, così. Mollala, mollala, porca puttana. Ma vuoi morire? Ma non vuole morire completamente. No, no, alzati, 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 alzati. Veloce, bravo. Ah, ma meno male, ancora siamo verdi. Fortunatamente. Sto tizio non vuole morire. Oh, finalmente. Che cosa mi ha mollato? No, dai. Vuoi prendere Eagle parte A? Che cos'è? Forse, sì, forse ho capito il fucile d'assalto. Ok, allora andiamo a prendere quello che ci serve. Mi ero dimenticato che in modalità difficile, ogni volta che affrontavi Nemesis, lasciava una parte del fucile d'assalto. No, Eagle non è il fucile d'assalto. Credo sia una pistola abbastanza importante, secondo me. Però in teoria per il momento non ci serve. Anche se... devo provare una cosa, un attimo. Vediamo. No, scherzavo. Niente, la posiamo e eventualmente poi vedremo più tardi, dai. Dov'è? Ok. Potremmo anche andare. Io direi di salvare sì la partita, assolutamente. Faccio un altro salvataggio eventualmente. Sì. Ok. Posiamo il nostro bel nastretto. Non abbiamo niente. Non abbiamo più niente. Aspetta, quello, sì. Il revolver stavo dimenticando che non mi serve. Non ce ne facciamo nulla in questo momento. Ok. Mamma mia, c'ho ancora l'ansia addosso. Sto coso, sto mostro è una cosa allucinante. No, vabbè, tutti questi zombie da dove spuntano? Senti, però non mi ha fatto fuori il Nemesis e mi devi rompere le palle tu, ecco, infatti lo sapevo io. Vabbè, eventualmente se troviamo un'erba da qualche parte, in tal caso ci curiamo con quella. Ok. Un orologio, mancano 2 gemme. Sì, va bene. Dai, oh, ok, usa. Perfetto. Ne manca una. Sì. Oh, va bene, dai. Perfetto, ora dovrebbe funzionare. Quindi questo dovrebbe essere la porta, l'entrata del municipio. Esattamente. Allora, qui avremo due scelte. Perché questa porta è chiusa. Qua ci siamo andati, mi pare. Sì, mi pare che ci siamo andati. Quindi abbiamo questa scelta.
Dato che questo è chiuso per il momento, direi di andare prima qua. Anche perché qua non ci possiamo andare perché la porta è pure chiusa. Quindi andiamo verso il tram. Eventualmente poi vediamo il da farsi successivamente. Non siamo messi bene per niente. Spero di non trovarlo da queste parti di nuovo quel mostro, anche se spero di no, sinceramente. Cos'è quello? Senti, ciccio bello. Via. No, e vabbè, dai, cercavo di fare lo slalom, ma proprio allucinante con questi comandi. Allora, andiamo. Ma io dove sto andando? Giusto, giusto, nella posizione giusta. Ok. Spero di trovare dell'erba qua. Benissimo, proprio quello che fa a caso nostro. Ci serviva assolutamente. Le uniamo e vediamo magari. Ok, perfetto. Sì, vabbè, giro giro tondo, dai. Scusa, eh. Io so che tu vuoi. Ecco qua. Questa è la fine che dovete fare. Tu dimmi se c'è qualcosa. Bravissimo. Perfetto. Mi servono 14. Bene. Sono morti? Benissimo. Io so che lì ce ne sarà un altro. Ne sono convinto. No. Scherzavo. Allora, vediamo un attimo dove è l'entrata. Da quella parte. Perfetto. Non funziona più, vabbè. Cos'è che funziona in questa città? Non c'è un cazzo che funziona. Appunti del tecnico. So che sarai un po' intimorito dal tuo nuovo lavoro, Kevin. Accetta quindi qualche dritta per sfruttare al meglio fin da subito il treno che ti è stato assegnato. Sai, questi vagoni sono stati costruiti nel 1968 e importati dall'Europa. A volte perdono un po' di colpi, ma tirano avanti visto che sono semplici, testardi e robusti. Possiamo sempre fidarci di loro e nel caso abbiano qualche malfunzionamento, ricorda di controllare con attenzione l'impianto elettrico. Una volta che trovate il guasto, la riparazione si rivela una formalità. Sono certo che riuscirà a limitare questi piccoli problemi ricordandoti di effettuare ogni giorno i controlli di routine, evitando quindi il sopraggiungere di un gran numero di guasti inaspettati. Ricordati di effettuare le riparazioni utilizzando pezzi compatibili e quando dico compatibili intendo parti non necessariamente originali, ma che svolgono bene il loro lavoro. Riguardo infine all'olio, assicurati di preparare sempre lubrificante di buona qualità. Quindi ricorda Kevin, un uomo può tradire un altro uomo, ma una macchina non lo farà mai. Ok. E quindi ci serve un cavo elettrico, l'olio e forse il fusibile. Quindi alcune parti sembrano guaste. Il cavo d'alimentazione è staccato. Il fusibile è rotto e l'olio misto è stato usato. Perfetto. Quindi. Che? Tu sei uno dei sopravvissuti del plotone di salvataggio, giusto? Ho appena incontrato un tuo compagno, Carlos. Come ha fatto una ragazza come te a sopravvivere? Ehi, non sono mica una ragazza comune, sono un membro della STARS. Direi. STARS? Intendi dire Corpo Speciale di Difesa di Raccoon City? Ehi, vedo che qualcuno è rimasto ferito. Oh, non promette tanto bene. Stanno arrivando, preparati. Ah, spara! Spara! Stiamo vicini. Calmati, sei al sicuro ora. Sei messo malissimo, amico. Andrà tutto per il meglio. Ok, vediamo cosa c'è qua. Cerchiamo di andare avanti, già sarà passata una bella mezz'ora. Allora, Jill, hai deciso di aiutarci? Sembra che noi siamo gli unici sopravvissuti. Dobbiamo lavorare insieme. No, non possiamo fidarci di lei. Perché, sergente? Abbiamo bisogno del suo aiuto. Della nostra squadra siamo io e il tenente Michael. Vabbè. Mikael. Oh, e fammi che noi non usciamo vivi da questa missione. Prova, non mi fanno leggere completamente.
Giusto, proseguiamo con il nostro piano. Ci sposteremo fino alla torre dell'orologio che costituisce il punto designato. Arrivo dall'elicottero che ci tira fuori di qui. Non ho capito un cazzo, però vabbè. La distanza da coprire è molta. Non penso quindi che potremmo farcela tutta a piedi. Il problema principale consiste nella... Oh, dai però. Da far utilizzare funivia per superare le fiamme. Ok, fortunatamente possiamo utilizzarla anche come scudo per superare in danni le zone più pericolose. Dovrebbe funzionare. Ottimo piano, signore. Ok, gente, diamoci una mossa. Oh, Jill, mettiti questo. Che è? Cosa che ci ha dato? Ah, ok, abbiamo aumentato di due slot lo spazio per portare gli oggetti. Perfetto. Prendere chiave. Mi ricordo c'era una cosa da dove poteva servire una chiave. Una sala controllo ben tenuta. E va bene, a questo punto direi siamo già a mezz'ora di video sicuro, quindi direi di salutarci, eventualmente ci vediamo alla prossima. Per questo video è tutto, mi raccomando ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento e condividete il più possibile con tutti i vostri amici appassionati di Resident Evil. Ci vediamo alla prossima.